Gianni Padovani è il nuovo segretario regionale abruzzese del Partito Socialista, 45 anni, già consigliere comunale nella sua città, L'Aquila, e segretario provinciale del partito da 7 anni e all'interno del direttivo nazionale. La nomina è arrivata ieri nel corso del congresso regionale del PSI che si è tenuto al ristorante La Corte di Spoltore, cui ha partecipato anche il segretario nazionale Enzo Maraio. Padovani succede a Giorgio D'Ambrosio, che si congeda dall'incarico avendo le idee chiare sulle strategie future del partito. Questa avventura è iniziata, se ricordo bene, a dicembre 2015. L'obiettivo era cercare di riportare un socialista al Palazzo dell'Emiciclo. Purtroppo la congiuntura sfavorevole, non solo per colpa nostra, nelle ultime regionali c'è stato il trionfo delle destre, ce ne dispiace, il progetto è venuto meno. Ho ritenuto giusto, dopo tanti anni, di passare la mano, ci sarà un nuovo segretario che sicuramente meglio di me potrà ancora interpretare la linea politica e centrare gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Dobbiamo fare un'alleanza stabile con Italia Viva, con Azione di Calenda, con Più Europa, per far sì che si crei un contenitore, io lo chiamerei riformista, la seconda gamba della coalizione, che ci dà maggiore visibilità ma soprattutto anche maggiore stima a chi si vuole candidare per poter scendere in campo. Davanti a noi ci sono delle sfide importanti, quelle di ricostruire un centrosinistra forte, unito e plurale che è mancato a questo paese. All'interno del centrosinistra animare come socialisti un'area riformista di cui il paese ha bisogno. C'è tanto ancora da fare in termini di modernizzazione, di diritti civili, di lavoro, di welfare, e quindi i socialisti saranno centrali sicuramente nella prossima stagione che l'Italia si appresta a vivere. Sempre nell'alveo naturale nostro, che è il centrosinistra, in maniera autonoma, anche in maniera critica, dove bisogna pungolare gli alleati del centrosinistra, ma è evidente che la scelta che abbiamo fatto a livello nazionale, nelle regioni, lo faremo nei comuni, è sempre quello di alimentare, di cambiare, di modificare un centrosinistra che deve tornare ad essere credibile, spendibile e plurale. Vogliamo fare in modo di coinvolgere la società civile e di conseguenza cercare di essere presenti in tutte le comuni dove si andrà al voto, per poi anche fare una coalizione la più ampia possibile e per cercare di eleggere dei consiglieri comunali nei comuni dove saremo presenti, e per poi avere come obiettivo finale quello di tornare in consiglio regionale.